Gara 2 dell'International GT Open da Monza, con la partenza BMW Ferrari appaiata in prima fila. Fran Rueda, autore della pole position, riesce a tenere questo vantaggio nei confronti di Michael Mack, che sfila con le Lamborghini alle sue spalle, Jeroen Muhl e Rick Brokers, coppia olandese all'inseguimento del vertice. Sfila con anche Alberto Di Folco, che recupera posizioni, l'onboard con Yaton Liang, con la vettura di casa imperiale nella classe Pro-Am, che si destreggia nel traffico della roggia. Eccoli qui in accompagnati nella battaglia con Nicolas Costa, la toccatina fra le due Ferrari del team Rinaldi e DRS Racing, con la Honda che cerca di farsi vedere, il confronto con Andrea Montermini, che però restituisce il favore, si riprende la posizione il pilota italiano, chiuderà poi settimo Daniele Di Amato, che erediterà il volante proprio al cambio piloti. Sfila anche la Mercedes sulla Honda, che deve così alzare il piede con Bertrand Baguette ed Esteban Guerreri. Così un ritorno comunque alle competizioni per la Honda sviluppata da Yas con la sesta posizione. Qui ancora nelle retrovie il sorpasso per la classe Pro-Am, con Perel che si mette nel gruppo. Sfila anche Fabrizio Crestani, bellissimo l'onboard in arrivo alla curva Biassono, poi la staccata della roggia, sempre punto nevralgico per il successo. La fermata poi dell'Audi, che chiamerà la prima safety car, il testacoda di Costantini, che costringe poi al recupero della vettura di Rciowina, la seconda vettura di sicurezza al restart. Dopo un contatto Spinelli va anche all'attacco di Venturini. Michael Mack torna al successo insieme ad Alessandro Perguidi, prendendo la vetta del campionato, scalzando Andres Saravia e Fran Rueda, che vi erano arrivati dopo aver vinto gara 1. E il terzo gradino del podio per Giovanni Venturini con la Lamborghini di casa imperiale.